Ciao a tutti, bacione enorme della vostra amica. Allora, video spesa, bella spesona. Anche alcuni di voi ci hanno consigliato: prova Nika, provate family, andare a Liberal. E oggi siamo andati a Liberal e ci siamo trovati strabenissimo. Dove inizio? Non lo so, da qua, dalla borsa. Allora, per prima di tutto questo che qua, il 1,89 euro più o meno a tutte le parti, 10 uova le abbiamo prese. Poi, 4 kg di patate, 3 euro. Top. Non si può lamentare. Poi, qua abbiamo preso la costa, si chiama proprio così, né? Costa bianca, sì, per fare i pizzoccheri. Poi c'è in giro anche la verza che arriverà alla base. Poi abbiamo trovato le banane, 1,15 euro. Al chilo, perciò buono anche quello, l'abbiamo prese. Poi abbiamo preso le zucchine. Sì, queste siamo un pochino più caretti, però vabbè, più 1,99 euro al chilo. 3 zucchine, 1,42 euro da tutte le parti, però ci servono, la frutta, la verdura ci serve. Poi piadina, 3. Faccio vedere solo giusto uno. 1,49 euro mi sembra. 1,49 euro. Poi uno yogurt fruyò, questo di Sharon, credo. Alla pesca. C'erano, allora, lì non c'eravamo, c'eravamo stati solo una volta di sfuggita, io e mio marito. No. Sì, quando eravamo. Non sono mai entrato io. Ma non era l'altro Liberal, sì. Ah, ma era un altro posto, però. E non ci sembrava così. Però andare dentro, a girare bene, andati in questo qua, vicino al Penny, a Presezzo. Ponte San Pietro, ma è Presezzo. E bello grandino, tutto bello in ordine, i banchi frigo spettacolari, c'è di tutto e di più. No, tante offerte più che altro. Tante offerte, veramente. Mi sembra meglio di Esselunga come prezzi, sono sincero. Oggi ci siamo trovati benissimo. Poi abbiamo preso anche qualche stupidatina, perché sapete che la lì, 1,99 euro i fondi. Poi questo sembra un buchino. Va bene. Sono già sposata, grazie. 99 centesimi. E questo qua, vi dico bene, broccolo filmato. Filmato. Chissà come mai filmato. Non lo so. Poi abbiamo preso anche l'olio. Questo ci serve sempre. 4 euro qualcosa in offerta. Sì, poi l'origano, perché ci mancava in casa, io lo voglio mettere sulla pizza, mi piace. Poi, scusate, faccio così, e qua ci sono 6 litri di latte, della Granarolo, era 1,09 euro, perciò non ve li tolgo, perché tanto sono dentro tutti qua, dopo li devo mettere al suo posto. Andiamo con un altro sacchetto, qua ci sono patatine bianche. 1,15 euro sono. Di meno forse, mi pare, non mi ricordo come l'avete detto, non mi ricordo. Questi erano scontati, sapete che io sto facendo i punti, e quindi punti del mulino bianco cioccolato, i cornetti che mi piacciono un botto. Poi, avete preso anche queste, le rustiche, le ho prese io, a me piacciono, io ho preso le fonzi. Poi sì, ne ho preso un altro, non fateci caso alle mie merende, le mie colazioni. Poi pane, questo è il segale di Sharon, che se lo mangia lei sempre. Di finì con l'olane, ricordati. Poi 102. Due robe di dolce. Quelli lì, fuggivo a prendere altre cose. Io ho preso io quelli. 79. 79 mi sembra. 85 mi sembra. Wow. Poi vabbè, c'erano parecchi anche salumi affettati in offerta. Questo prosciutto cotto, beh, stasera ci mangiamo le piadine, poi faccio il purè col bimbi, perciò stasera. Poi vabbè, questo qua io ogni tanto lo prendo perché mi piace i caprini. Ah, hai preso anche quello? 39, sì. Poi lo yogurt, Gesù stavolta se l'è preso la banana, perché l'ha trovato 1,05 euro, invece di bianco se l'è preso la banana. Poi c'è un po' di panino, i soliti che prendiamo, integrale, bianco. Ce ne sono ancora, perché arrivano. Ecco qua, questo invece no, è alla soia e i cereali, che Gesù lui gli piacciono quelli, lui si fa i mega tosti. Poi abbiamo preso il galvanino fake. Sì, però non so. 2,02 euro. 2,05 euro, anche scontato. Poi c'era scontati anche appunto il prosciutto crudo e lo speck. Ma non era scontato il suo prezzo quello? Era il suo prezzo questo. No, aspetta, c'era qualcos'altro di scontato. Il parmacotto che non abbiamo preso. Sì, non abbiamo preso, perché poi comunque abbiamo preso questo qua che era bello, anche come prosciutto cotto, ce l'abbiamo visto che era bello. Poi abbiamo una panna da cucina, perché c'è tante qualcosa. Serve sempre. Via un altro sacchetto. Poi qui c'è il verze, la verza, come si può chiamare, non lo so, uno l'altro, un altro bouquet, che a noi questi ci piacciono. Adesso arriverà anche il cavolfiore, perché lo adoriamo. Ah, poi qua due zenzeri, questi a pezzi, che mio marito e mia suocera li mangiano sempre. Io non riesco, ma lo zenzero mi brucia,
Poi c'era questo mega filo del fione qua in offerta. Formaggio, ci siamo trovati bene. Era un po' che... è un po' che non lo trovavamo un prezzo decente. Normale, formaggio sì. Grattugiato. Dovrebbe essercene tre, giusto? Uno, sì. Due, ce ne giro un altro. Un euro e 25, 29. 29, mi 29. Era quello in offerta. Allora non è 29. 29, sì. Integrale ancora. Poi, qua abbiamo preso anche la mortadella perché era scontata anche questa in offerta. Almeno quando vuoi vieni a casa te la mangi. E questo invece per il mio amore, ti ho detto di prenderne su due, ma poi lui si fissa, no? Tacchino arrosto, che lui è, va di proteico lui. Jason, sì. Non è che penso proteico. Che l'abbiano capito. Però sì, per fare gli spuntini, come dice qualcuno, spuntino proteico. Altro, eccolo qua. Poi abbiamo preso questo pezzo di formaggio. Poi mi dirai, nonna, perché ne ho presi due? Così uno ce lo teniamo per mangiarcelo, uno te lo metti nei pizzoccheri di te, perché trovare la fontina ideale è sempre un po' un casino con i prezzi e con tutto. Mele. Che mangerò sicuramente. 99 centesimi, sì. Cioè. Tiriamo in testa. No, dai. Il Jason ha detto che sono succose. Che sono succose, perciò. Se non sono succose, ve le mangiate. E anche qua un altro pezzo, per sicurezza ne ho presi due. Uno di un tipo, uno di un altro. Di scamorza. Scamorza affumicata. Poi, questa te la provi della Orogel, ho litigato con lei per fargliela prendere su, non voleva prenderla su, che lei ama queste qua, devo provare a fartela col Bimby, perché è l'unica cosa che non ho ancora provato a fare col Bimby, la vellutata con la zucca. Verduri? Questa qua, vabbè, Orogel, la sua zuppettina di zucca, carote, patatata. Zuppa, cioè non era zuppa. Queste erano scontate, io facevo per i miei punti. Plum cake, nonna, ti ho preso anche i plum cake. Le crostatine, poi ci dovrebbero essere altre crostatine. Allora, ah, sì. Questi fruttini Sharon. Sharon? Mangi i fruttini. Mari non fanno. Adesso c'è un po' di pasta, poi ne arriverà dell'altra. Perché c'era scontata la Boiello. Sono tutte mezze penne. Tutte mezze penne, però va bene, mi piace. Ma non so dove metterla. La metto qua dietro. 75, 70, 79 forse. La fila qua dietro. Va bene, quello che è. Poi. Ci fa il genere. Sharon, questi sono i tuoi. Sharon? Tortelli alla zucca. Mangiare tutti due volte. Okay. Poi questa qua, scamorza affumicata a fette. Vediamo stasera cosa metterci dentro, se quello lì o questo nella piadina. Vediamo. Ci sono ancora due mozzarelle forse in frigo. Poi le tue caramelle mentolose per andare a scuola. Alla mattina. Beh, facciamo tutto in famiglia, tutto in diretta. Bocconcini di pollo, questi. Jason andrà matto sicuramente. Questo prosciuttino di Sharon, perché lei gli piacciono i pacchettini, quelli piccini, piccioli, dei poco io. Altro pacchetto, via. Adesso c'è l'ultimo pacchetto qua. Riesci? Sì, stavo buttando sul mio piatto lì, dove stavo tagliando le patate prima per fare il purè. Allora, questi broccolini. 99. No, cavolini, scusate, di Bruxelles. Ah, sono 99, sono buonissimi. Comunque anche come frutta e verdura ci siamo trovati bene. Sì. Vedi, altre crostatine, al cioccolato prima, l'albicocca adesso. Però faccio mancare niente. E non faccio mancare niente. I punti, i punti devono salire. Se volete inviarmi i punti così smetti di comprare merendine. Grazie. Gorgonzola, anche quello costava poco. Ah, poi abbiamo preso il cavolfiori. Due piccolini. Erano veramente belli anche quelli piccolini, però belli. Cioè, vedi che anche la frutta e la verdura era posizionata lì, bella, bella, colorata, bella, proprio... Mi è piaciuto, sì. Allora, qua ci sono altri due... Ma qua fiocchi di latte... Fiocchi di latte e frumio al limone, che era curioso di provarlo al limone. Poi, scusate, mi arriva ancora mezze penne, e le metto qua dietro, così faccio la fila qua dietro. mezze penne. E voilà. Poi, questo 3,99€ mi sembrava conveniente. Sì, sono 6. Non è male. Poi qui c'è il sugo della Mutti. Aspetta che l'ho detto qua. No, questo qua l'abbiamo preso. Vabbè, queste qua dopo siamo andati un attimino a fare un giro al Lidl. Abbiamo preso le scarpe che erano in offerta, vabbè. E poi ho preso la camomilla e questo, ma l'abbiamo preso al Lidl. Le gole adorbe, le faccio vedere perché ce l'ha messo qua. No, dice che sei torto, lo nascondi. No, non nascondiamo niente. Siamo tutti in real qua, tutto reale, tutto in diretta. Due gazzose. E basta, il latte ve l'ho fatto vedere l'intera. Sacchetti non ce ne sono in giro più. Scontrino alla mano, posso
faccio un attimo così perché tanto qua non parlo. Avevi preso anche l'acqua. Ah sì, una cassa d'acqua aerobica naturale che mi avrò già messa nel sottoscala, quando arriva porta 4-5 sacchetti tutti insieme. Quanto abbiamo speso, nonna? Spara, nonna. Quanto? Nonna dice 95, voi scrivetelo, guardate la lunghezza dello scontrino. Allora, adesso ve lo faccio vedere. 114,98. Le cose sono tante, abbiamo preso anche roba di comunque c'è di l'olio, marca. L'olio c'è l'olio, che sono quello 5 euro qualcosa. Il tonno che è quasi 3,99 euro, 4 euro. Il latte. Il latte che sono 6 litri di latte. Cioè, vabbè, qualcosa di diverso forse. Più, c'è però comunque insomma. un po' di frutta, c'è la verdura, tanta verdura, c'è abbiamo un pochino di roba dai per andare avanti. E, però più altro ci siamo trovati bene perché comunque le cose sono buone, ci sono anche le cose di marca, insomma un po' scontate, c'è un po' di tutto, dalle cose sottomarca alle cose di marca, ci trovi bene, una varietà di prezzi, ci siamo proprio trovati bene, grazie anche a chi ce l'aveva detto nei commenti l'ultima volta, prova ad andare lì e infatti dai, vediamo, fatemi sapere anche voi nei commenti, anche la pasta è scontata, insomma è come quando andiamo all'Esselunga che andiamo per la pasta, sì. Andiamo per e poi compriamo sempre comunque, sai cosa? Secondo me all'Iperace ci sono più prodotti scontati, ho visto. Ma sai che ce ne sono veramente tanti di sconti? C'erano degli scaffaloni lunghi in fondo con tutte le cose scontate. Il volantino è una cosa, arrivi là, trovi molto più cose scontate. Sì, perché noi abbiamo guardato il volantino online, tu e mio marito, però non c'era su tutte le cose. No, assolutamente, veramente. Bene, dai. No, buono. Poi anche i banchi frigo così, hanno molta varietà anche di yogurt, nel reparto freschi, formaggi, c'è molta varietà di prezzo. Anche negli affettati, c'è quello caro e quello meno caro. C'era tutte le parti, quello caro, quello meno caro, quello meno caro, magari tante volte fa anche, non si può dire schifo al cibo, perché è brutto dire schifo al cibo, però non è così buono. Qualità, qualità, ecco, invece qua mi sembra comunque anche il meno caro qui degli affettati, sembra comunque un buon prodotto. E bisogna provarlo, Proviamo, certo, poi si prova. Comunque dai, siamo contenti, perché comunque abbiamo preso un po' di robettine e non ci sembra di aver speso tanto, tante volte ci spaventiamo subito quando facciamo spese a questa cifra e magari non abbiamo neanche quasi un tre quarti di questa spesa o addirittura la metà, capito? Poi ci attende anche la frutta e la verdura, comunque ha un suo prezzo decente, che insomma tante volte fai vedere frutta e verdura ti spaventi. Anche solo all'entrata tante volte vedi le banane che costano un occhio della testa. Sì. Qua invece entri, comunque i prezzi sono già, c'è un po' di tutto bello scontato. Bene, dai, noi siamo contenti, facci sapere nei commenti. Un bacione da tutta la famiglia. Ciao!